Mister, una bella partita tra due squadre con dei bei valori tecnici, un Usinese che anche in 10 comunque ha messo in difficoltà il Tempio, però dobbiamo dire è meritato questo risultato, ha fatto la partita il Tempio. Sì, oggi abbiamo fatto la partita in un campo difficile contro una squadra ben organizzata e che puntava alla vittoria del campionato anche lì. E abbiamo dimostrato anche oggi di aver tirato fuori il carattere che magari ci è mancato in altre partite durante il campionato e oggi, come ha detto la scorsa domenica, abbiamo fatto vedere che la squadra sta crescendo anche sul piano caratteriale, magari è arrivata a fine campionato questa crescita, però è molto importante. Sì, adesso non si può neanche recriminare troppo perché mancano davvero poche partite, due partite al termine del campionato, però forse se avessimo visto questa grinta, questo Tempio magari in altre gare dove è mancata un po'. Sì, esatto, magari in altre gare ci è mancata questa voglia di conquistare una vittoria, ma ripeto, ogni domenica e ogni partita è un discorso a parte, quindi adesso noi guardiamo avanti, cerchiamo di lavorare fino alla fine, l'8 maggio vediamo di tirare le somme e vedere la classifica. Senza guardare i risultati altrui, si va dritti per la propria strada e poi, come ha detto spesso, tiriamo le somme. Sì, esatto, noi guardiamo a noi, giustamente gli errori che abbiamo fatto noi ce li dobbiamo guardare noi in casa, però adesso giochiamo domenica contro lo Stintino e cerchiamo di fare un'altra bella partita, un'altra prestazione per dare anche il merito anche a questa tifoseria che ci segue da tutte le parti, è una società che ha fatto tanti sacrifici e sta cercando di costruire un bel progetto. Allora ci vedremo per salutarci al Nino Manconi domenica prossima. Esatto. Grazie a Misenati. Grazie a te.